La Giunta regionale ha svolto in aula un'informativa in merito al nuovo piano sanitario e sociale integrato 2024-2026, aperta dall'intervento dell'assessore alla sanità Simone Bezzini, che ha spiegato come sia in corso di elaborazione una bozza di piano, a cui seguirà un percorso di approfondimento prima di sottoporre il documento al Consiglio regionale. È un passaggio importantissimo perché è l'atto con il quale la Regione costruisce la programmazione delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali per i prossimi anni. Quindi è un atto importantissimo perché si danno gli indirizzi alle strutture dirigenziali, si danno gli indirizzi alle aziende sulle traiettorie da seguire. Quali sono i punti fondamentali? L'atto ovviamente è molto corposo, diciamo, e tenderà anche a svilupparsi ulteriormente nei prossimi mesi in termini di contenuti. Primo obiettivo, bisogna provare a costruire un nuovo equilibrio tra bisogni di salute, quantità e qualità dei servizi e sostenibilità. Secondo aspetto, quello che in gergo viene definito approccio One Health. In sostanza, le politiche per tutelare e promuovere della salute non sono solo politiche sanitarie. Sono anche politiche ambientali, politiche urbanistiche, politiche sociali, politiche economiche. Il diritto alla salute diventa un elemento trasversale a tutti i settori di programmazione. Terzo elemento, il cuore programmatico. Dobbiamo arrivare a realizzare entro giugno 2026 il nuovo modello di assistenza territoriale. Dopo l'informativa è seguito il dibattito in cui vari gruppi hanno espresso i loro punti di vista. Il nuovo piano sociosanitario dovrà affrontare le sfide fondamentali della riorganizzazione del sistema sociosanitario regionale. Intanto un approccio al tema delle politiche della salute a 360 gradi. La Toscana su questo è avanti perché ha creato negli anni le società della salute che sono state create proprio per questo, cioè per non occuparsi solo della sanità ma per occuparsi di tutti i determinanti, l'istruzione, l'ambiente, i cambiamenti climatici. Ormai è sotto gli occhi di tutti i cittadini come questi siano elementi che incidono sulla salute dei cittadini e solo mettendoci le mani e solo occupandosi possiamo davvero occuparci della salute dei nostri cittadini. Da parte nostra due elementi cardine sui quali abbiamo voluto agire. Da una parte la massima attenzione alla prevenzione, solamente con la prevenzione si possono anticipare della conoscenza di alcune malattie che in molti casi possono diventare mortali o invalidanti, e nello stesso tempo una prevenzione diffusa nei territori e soprattutto con un sistema nuovo di organizzazione che vogliamo declinare, lo declineremo quando approveremo il piano sanitario. Dall'altro campo una massima attenzione, riteniamo che sia arrivato il momento, sulla salute mentale, una questione troppe volte sottovalutata che lascia in molti casi psichiatri sul territorio soli, senza un livello di integrazione con le istituzioni, con le forze dell'ordine, con dei centri di assistenza che devono essere potenziati, con un sistema che fa rete dove le istituzioni, il sistema dei servizi sociali, la psichiatria del territorio, con l'ausilio anche di attività di carattere e supporto sociale, debbano essere potenziate, integrate. Servono dei dipartimenti autonomi che abbiano la capacità di riorganizzare un sistema. Noi siamo molto contenti della teoria perché per la prima volta c'è un approccio olistico complessivo sul concetto di salute. La salute non è più vista solo in senso sanitario e curativo ma anche in senso di contrasto alla povertà, quindi un aspetto sociale ma anche e soprattutto ambientale. Questo è quello che abbiamo chiesto con forza alla Giunta, ossia che ci sia un cambio decisivo di rotta riguardo soprattutto alla tutela ambientale. Ci sono in Toscana delle forti criticità che non sono affrontate da decenni. Ho fatto appunto la menzione dell'inquinamento da Marmettola sulle Alpi Apuane, l'inquinamento del Fosso Bianco spiagge bianche di Rosignano, ai residui del cheo sotto le strade, i residui tossici di cui c'è stato questo scandalo recentemente, all'inquinamento della Piana Fiorentina. Quindi non si può
pensare di fare un piano sanitario con un nuovo approccio se non si affrontano questi problemi di inquinamento che a nostro avviso non sono più rimandabili. Noi ricordiamoci che abbiamo imposto ai toscani l'aumento dell'IRPEF che ha portato 200 milioni di euro in più nelle casse della regione toscana senza avere una programmazione. Noi non sappiamo, loro non sanno qual è il fabbisogno ottimale della sanità toscana, ovvero di quanti medici, di quanti infermieri, di quanti operatori sanitari avrebbe bisogno la regione toscana nei singoli ospedali per poter lavorare al meglio. Noi dobbiamo rafforzare il territorio potenziando le case di comunità, decidendo che cosa fare dentro le case di comunità, ma facendo anche un grande patto sociale con le farmacie attraverso lo strumento della farmacia dei servizi. Noi dobbiamo potenziare, è la sfida dei prossimi anni, il servizio domiciliare. Noi dobbiamo rafforzare i pronto soccorso che sono l'anello debole, decongestionandoli, rafforzando territorio e domicilio e mettendo nel pronto soccorso gli specializzandi medici che possono fare un percorso formativo, uno stage formativo trimestrale sia in entrata che in uscita alle scuole di specializzazione, così come succede in tanti stati occidentali, così come succede per gli infermieri. Noi dobbiamo far guadagnare più soldi a quei medici, a quegli infermieri, a quegli operatori sanitari che lavorano nell'emergenza urgenza, perché è il vero anello debole, altrimenti rischiamo di chiudere pronto soccorsi. Informativa che è giunta stamani in aula sul piano sanitario conferma quella che è la stagione fallimentare della sanità in Toscana, il fallimento delle tre grandi ASL, e da questo punto di vista la Lega rilancerà una stagione referendaria per abrogare tutto il sistema normativo e giuridico che regge il sistema sanitario in Toscana, che non funziona. Abbiamo avuto modo di vedere che nell'informativa al solito si cerca di scaricare sul governo quella che è una sorta di carenza di risorse alla sanità. In realtà la regione toscana le risorse le spende male e dimostrazione più ampia non potrebbe che essere quella del pasticcio della vicenda del payback. E guardate che il fallimento della riforma sanitaria voluta dalla Regione Toscana è dimostrata dal fatto che era nata per risparmiare risorse ed è terminata con l'addizionale IRPEF della fine del 2023. Una bellissima procedura di stile, nient'altro, perché non viene detto assolutamente niente, anzi praticamente si prende tempo per farci capire che il piano sanitario vero e proprio forse non riusciremo nemmeno ad approvarlo in questa legislatura. Di tutte le 60-70 pagine, quello che sono, ci sono tanti esercizi di stile senza nessuna praticità di come risolvere quelli che sono dei problemi esiziali a carico del tessuto nevralgico della società, cioè quindi i cittadini. Non si dice come verranno risolte le liste d'attesa, non si dice come verrà riempita le case di comunità. Ci sono delle cose che io ho proposto e che adesso nelle risoluzioni metterò in maniera molto più puntuale, cioè medicina basata sul valore, una formazione dei medici di tipo universitario, capire come mettere e fare in modo che i medici possano andare a lavorare all'interno delle case di comunità. Torna anche quest'anno il Festival Internazionale Santa Fiora in Musica, in scena fino al 31 agosto. Oltre un mese di concerti e musica nel comune e in provincia di Grosseto. L'edizione 2024 del Festival è stata presentata in una conferenza stampa presso il Media Center David Sassoli di Palazzo del Pegaso. C'è tanto entusiasmo, tanta bella gente e veramente la possibilità di portare cultura gratis e di questo livello da 25 anni in questo borgo è una cosa bellissima. Quest'anno abbiamo il ritorno di grandi artisti, di grandi personalità che in questi anni hanno raggiunto i migliori palchi sul panorama italiano e internazionale. E poi abbiamo la possibilità di far tornare da docenti anche coloro che un tempo sono stati allievi dei nostri masterclass. Questo ci fa veramente onore,
ci rende orgogliosi e è una bella proposta anche per le nuove generazioni, vedere come in un piccolo paese come Santa Fiora si possa respirare così tanta cultura, così tanta vivacità e anche tanta bellezza. Alla presentazione sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo, il sindaco di Santa Fiora Federico Balocchi e l'assessora alla cultura e al turismo Serena Balducci. Sono davvero felice di poter ospitare Santa Fiora in Musica in Consiglio regionale. 25 edizioni che danno il segno della qualità di questa rassegna che dal 15 di luglio al 31 di agosto renderà uno dei borghi amatini più belli della nostra regione un palco a cielo aperto, luogo di incontro, luogo di socialità. Investire in musica, investire in cultura vuol dire investire in libertà e ogni iniziativa di questo genere deve avere la voce più alta possibile. A noi il compito di far conoscere questo evento ed è un modo anche per andare a conoscere, a visitare durante l'estate uno dei borghi più belli della nostra regione. Torna la grande musica, grandi nomi, negli scorci e nelle parti più belle del nostro comune di Santa Fiora, del borgo storico di Santa Fiora. Si va dalla musica classica alla musica contemporanea, al tango, veramente abbiamo quindi una musica per tutti i gusti per festeggiare questo 25esimo festival, quindi grandi collaborazioni con orchestre, con la scuola di musica di Fiesole da quest'anno, quindi un tocco di internazionalità, di musica d'autore nel paese di Santa Fiora che è uno dei borghi più belli d'Italia. Inizia sicuramente con l'importante collaborazione con la scuola di musica di Fiesole, con l'orchestra giovanile che faranno due concerti il 19 e 20 luglio oltre ad uno stage di preparazione. Poi si continua con il 27 luglio con Paolo Fresu e Petra Magoni con un omaggio a David Bowie. Nel mese di agosto invece il 13 agosto con l'Hyperion Tango. Quindi 27 agosto con Peppe Servillo e Fabrizio Bosso. Presentata al Media Center David Sassoli di Palazzo del Pegaso, la 22esima edizione del Festival Internazionale di Volterra, che si svolgerà nella cornice unica e suggestiva del Teatro Romano fino al 4 agosto. Un ricco programma di spettacoli che spazia dalla prosa alla danza, dalla musica alla lirica, con compagnie nazionali e internazionali. Alla presentazione sono intervenuti il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci e il consigliere regionale Diego Petrucci. Si tratta di una delle iniziative che meglio rappresentano lo spirito di ICOM, International Council of Museums, l'associazione più rappresentativa dei musei, che volge a vedere i luoghi del passato, i musei, i teatri storici come effettivamente con un contatto continuo con il pubblico di farli rivivere, di rigenerarli. Ecco, questo è tutto quello che rappresenta ormai da 22 anni il Festival di Volterra e lo rappresenta in 19 serate di danza, di teatro, ecco, e veramente di musica, una gioia, uno spettacolo unico all'interno del Teatro Romano di Volterra. Anche quest'anno si rinnova questa esperienza straordinaria che è quella di far rivivere un monumento straordinario che è appunto il Teatro Romano di Volterra facendo dentro teatro, quindi una sensazione bellissima. Io consiglio a tutti coloro che non sono mai stati di andare a Volterra, di andare al Teatro Romano di Volterra proprio durante le giornate del festival, perché penso veramente che sia un'esperienza unica che dà merito a chi da tanti anni, per 22 anni, fa vivere questo festival portando Volterra al centro del mondo. Presenti anche il sindaco di Volterra Giacomo Santi e il direttore artistico Simone Domenico Migliorini, che ha illustrato il programma di questa edizione. La 22esima edizione del Festival Internazionale del Teatro Romano è un appuntamento ormai consolidato nella cultura di Volterra, quindi il teatro, che non è solo teatro ma è anche prosa, che è poesia, che è presentazione dei libri, un ricco calendario che si svolge in un luogo particolare di Volterra che è appunto quello del Teatro Romano. È sicuramente un appuntamento importante per la città ma soprattutto per i turisti che in questo periodo
fanno presenza sulla terra. Abbiamo cercato di mantenere il format nonostante un anno di evidente crisi economica che ci contraddistingue ormai da 22 anni. Abbiamo mantenuto un'originalità rispetto alle offerte, diciamo, di spettacolo che ci sono in giro, anche con prime nazionali, con prime internazionali, uno spettacolo in lingua inglese e con spettacoli che tengono conto anche del luogo dove si svolge il festival, quindi il Teatro Romano, con un tema prevalentemente classico, anche se poi sono ovviamente spettacoli contemporanei. E abbiamo avuto anche un'attenzione un po' a tutti i generi, a una multidisciplinarietà, no? Quindi abbiamo spettacoli di danza, di teatro danza, abbiamo spettacoli musicali, tutti di buon profilo e di buon livello. All'organizzazione del festival ha contribuito la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra. Fondazione Cassa Risparmio di Volterra, che mi onoro di rappresentare qui oggi in questa conferenza stampa, è qui presente perché è nella veste di supportare, come del resto è suo compito, tutte quelle che sono le attività, le persone, le associazioni e i valori del territorio volterrano. È importante oggi valorizzare un impegno che Simone Migliorini da oltre 20 anni mette nel portare avanti, siamo alla 22esima edizione, insomma, nel portare avanti iniziative come questa che danno veramente un grande valore al teatro volterrano, al teatro romano di Volterra, che è un inestimabile valore storico, quindi è per noi un onore poter sostenere iniziative come quella di Stefano Migliorini, che porta avanti con un grande impegno, e questo grande impegno dà valore a tutto quanto è appunto il Volterra, non solo come città ma anche come cultura e arte.